tutta la città ne parla. È venuta fuori questo titolo, no? Genuino clandestino, perché univa due parole fondamentali, appunto indicando la genuinità dei prodotti, quindi la loro bontà e la loro autenticità anche, no? Con la parola clandestino, che fra l'altro è una parola pesante nella nostra Italia di oggi, e quindi era una parola potente. Metterla vicino alla parola genuino voleva dire appunto decontaminarla, in qualche modo usarla in maniera differente. Genuino clandestino, certo, se la genuinità diventa illegale clandestina siamo davvero fritti. È il titolo di un documentario del 2011 di Nicola Angrisano che racconta la lotta di coltivatori e contadini italiani contro gli abusi spesso perpetrati dal sistema dell'agroindustria. Sono molto curioso di conoscere i commenti sui social network dei nostri ascoltatori a questa puntata. Ogni volta che si toccano questi temi, come ci si muove, si sbaglia, viene da dire. Rosa Polacco, buongiorno. Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh sì, naturalmente sono puntate molto vivaci sui social network, molto animato il dibattito che segue la puntata, però ti dovessi dire, forse sono più i contributi, per ora almeno, poi naturalmente mi sbaglierò, sono più i contributi, gli articoli, le ricerche che gli ascoltatori pubblicano, condividono con noi, che non la guerra sulle posizioni o le polemiche o anche i rimproveri per qualche nostro piccolo errore forse. Allora, il primo molto molto attivo questa mattina sulla bacheca Facebook della città di Radio 3 è Filippo, che ha scritto molti moltissimi post. Io non posso leggerli tutti, però lo ringrazio, e la prima cosa che ha condiviso con noi è questa. Dice: è quasi impossibile sfuggire alla contaminazione del potente erbicida brevettato da Monsanto, si ritrova dappertutto, dal latte materno al pane quotidiano al miele delle api. Il glifosato anche nel miele è una minaccia concreta. L'erbicida brevettato dalla Monsanto, spacciato ormai in ogni negozio di agraria sotto diversi nomi, continua a impensierire. Lo abbiamo già scritto altre volte, dimostrando la sua capacità di penetrazione. Si trova nella verdura, si trova anche nel pane, anche perché viene usato ormai ovunque, anche nelle aiuole per cercare di estirpare le erbacce. Ma adesso dagli Stati Uniti arriva uno studio che ci informa su una nuova frontiera valicata dall'agricoltura chimica industriale, il miele. E quindi, se vi interessa anche questa fonte, leggete su Facebook il seguito di questo post di Filippo. Poi c'è Rock Rock, che scrive: davvero interessante l'inchiesta pubblicata da Internazionale, Pietro, era quella che hai citato poco fa, sì, anche di Zeit, sì, che confronta i responsi di vari istituti, fra cui lo IARC. Penso che comunque bisognerebbe sempre rispettare il principio di precauzione, che non è pregiudizio ideologico, ma solo sana responsabilità e rispetto per la salute di tutte le creature del pianeta. Non dimentichiamoci che per DDT e amianto ci sono voluti migliaia di morti e di malati per non nasconderne più la nocività, e malgrado ciò, purtroppo, in tanti paesi non sono ancora stati messi al bando e vengono ancora usati. Sergio, che scrive: quanti alimenti e quanti oggetti cancerogeni tutti i giorni entrano in contatto con l'essere umano? Evitarli tutti è impossibile. Vietarne l'uso a cosa serve, se poi ne arrivano altri per coprire la funzione di quelli proibiti? E alla fine è il nostro agire da consumatori a fare la differenza, a poter cambiare il mercato e scegliere consapevolmente, partendo dalle autoproduzioni, da ritornare a vivere in zone di montagne abbandonate e incontaminate, per esempio. Ma questo alla politica non interessa. Io oso rispondere a Sergio che forse non è che non interessa solo alla politica, ma neanche proprio a tutti i cittadini, che forse vorrebbero trovare, non dico nei supermercati, ma almeno nei mercati, dei prodotti sani e sicuri. E a proposito dei prodotti sani, iniziamo il nostro dialogo con gli ascoltatori nella nostra piazza di oggi con un agricoltore. Mario, buongiorno, benvenuto. Mi sente Mario? Pronto? Ah, purtroppo è caduto, allora cerchiamo di recuperarlo perché la sua testimonianza e esperienza diretta ci interessa. C'è Marta ora collegata con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A lei la parola, Marta. Niente, io ho mandato un messaggio citando la permacultura, che è un sistema abbastanza facile, che contiene poche regole da rispettare e che consente però di ottenere... E che cos'è? Come funziona?
funziona andando nel senso della natura invece che contrariamente ad essa. Ma come concretamente, in breve? Concretamente, per esempio, pacciamando il terreno, ovvero coprendo il terreno di foglie e di paglia e piantando e coltivando le erbe che ci servono, le erbe alimentari, in maniera estremamente fitta, in maniera estremamente insomma molto molto fitta, e in maniera tale di impedire alle erbacce di crescere. È proprio una questione di spazio, nel senso che ci si coltiva, che ne so, l'insalata, i ravanelli, le fave, i carciofi, cioè tutto ciò che si mangia in uno spazio abbastanza ristretto, impedendo così letteralmente alla gramigna, ad esempio, di inserirsi. E scusi Marta, secondo lei un sistema di questo tipo potrebbe essere applicato e funzionare per l'agricoltura di un intero paese, per il fabbisogno alimentare di mezzo milione di abitanti dell'Unione Europea, ad esempio? Sicuramente applicato con intelligenza e con una progettualità robusta, sì. Sicuramente è agricoltura intensiva, soprattutto c'è una grossa quantità di erbe, insomma di alimentari. È stata chiara, grazie Marta. Ora è il momento di Fernando, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, il mio messaggio era, veramente ho mandato un messaggio anche stamattina a prima pagina, perché ero molto critico con ieri sera prima presa diretta di Iacona. Poi, che si è occupata di OGM. Di OGM in una maniera univoca, è stato scorrettissimo, mi scusi, ma perché voi state facendo parlare tutti. Ieri sera Iacona ha fatto parlare solamente i favorevoli all'OGM, e non solo questo, ha avuto anche... Non l'ho vista, perché il ministro Martina non è voluto andare, ma siamo milioni di produttori in Italia, o almeno varie centinaia di migliaia di produttori bio, che sappiamo perfettamente cosa significa la scelta di non fare le sperimentazioni sul campo con OGM. È gravissimo che ieri sera non abbia fatto parlare l'altra parte. Vabbè, questo è un altro discorso. Poi ho mandato un messaggio a voi quando si parlava di DDT. Io sono un produttore biologico di olio, ma sono anche medico. E, quando si parlava di DDT, l'IDT ha salvato, nel mondo si parla di 800 milioni, un miliardo di persone dalla malaria. Poi ha causato alcune centinaia di migliaia di morti per cancro. Queste sono delle stime, poi non so se sono state aggiornate o meno. Sulla bilancia è chiaro che il DDT è stato estremamente efficace, perché ha salvato un sacco di vite, cosa che invece non si verifica per il glifosato. Cioè io da anni sto usando solamente lo sfalcio, lo sfalcio semplice, cioè tagliare l'erba sotto, delle mini arature molto, poi ogni coltivazione ha le sue specifiche, io parlo dell'olivo, ma so con amici che fanno ortaggi, problema... e non usano assolutamente nulla e hanno aumentato la produzione. Fernando, il problema è capire se si potrebbe questa tecnica, che significa di fatto andare concretamente con la zappa o altri attrezzi. Con una semplice falciatrice o un decespugliatore. Ma si potrebbe estendere a livello nazionale, cioè tutto, ma secondo certo, lei, o addirittura europeo? No, il problema è che quando i miei colleghi in Salento, che hanno enormi problemi di xylella e hanno gli alberi completamente intossicati, perché io ho la mia produzione e nella provincia di Brindisi, dell'olivo, hanno gli alberi intossicati, abbiamo visto come, io ho un amico che non gli hanno passato il bio perché ancora aveva residui di glifosato nell'olio all'analisi multiresidua, cioè agli analisi multiresidui ti vanno a vedere tutto ciò che c'è nell'olio e non te lo passano se c'è qualcosa, e aveva ancora residui di diserbante, nonostante erano 3 anni che non usava più il diserbante. È stato molto chiaro, Fernando, la ringrazio. Nel frattempo guardo il SMS di Simone, che Rosa immagina uno scenario di agrofantascienza, non so se esista l'espressione, prospetto per il futuro, l'uso che poi non è neanche un futuro tanto lontano, quanti lavori vengono già oggi realizzati non più da braccia umane ma da robot per la lotta alle erbe infestanti e agli insetti parassiti. Non richiuderebbe l'uso di prodotti chimici e forse nel computo totale consumerebbe meno energia. Chissà se ha ragione Simone in questo suo SMS, che come gli altri arrivati al 335-5634-296 pubblichiamo sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Andateveli a leggere mentre ci ascoltate. Rosa.
C'è molta fantascienza anche qua, anche su Facebook, guarda che sintonia. Stefano scrive: molta fantascienza che ho letto, si parla di invasioni aliene subdole, atte a trasformare la Terra in un luogo accogliente per loro, usando la stupidità umana. Ecco, quando si parla di questi argomenti io mi sento come uno dei personaggi di una storia del genere. Mi sembra impossibile che si possa, per ragioni economiche, che sono le più comuni e le più stupide di tutte, mettere a rischio non solo la sopravvivenza altrui, ma anche la propria, come quei camorristi che hanno inquinato il loro male e poi si dicevano: tanto non andiamo mica qui in vacanza. E poi c'è Valentina che dice: io mi limito a riportare questa frase. Nel 2015 siamo dovuti andare al Polo Sud per trovare la neve. Il cambiamento climatico sta minacciando la specie umana. Dobbiamo lavorare insieme e smetterla di posticipare, smetterla di sostenere leader che parlano per chi inquina. Non diamo per scontato questo pianeta, come io non davo per scontata questa serata. Ed era Leonardo DiCaprio stanotte quando ha ricevuto finalmente il suo primo Oscar. Rosa, c'è anche Ellie collegata con noi. Abbiamo davvero una manciata di secondi, però se vuole in breve può dirci la sua. Ellie. Sulle politiche agricole di questo governo. Allora, uno sopprime la forestale, che è l'organo che controlla proprio la nostra salute negli alimenti. Due, c'è un Expo che viene finanziato dalle multinazionali McDonald's e Coca-Cola. Tre, con l'ombra di Monsanto ha fatto abbattere gli ulivi millenari del Salento. Quattro, è favorevole all'introduzione dei TTIP in Europa. Penso che basti. Sì, poi il TTIP in realtà sta vivendo una fase di stagnazione, forse non ci si arriverà mai e i contrari potranno esserne contenti. Magari un giorno a breve torneremo a parlarne. C'era Fabrizio Pacione oggi la parte tecnica. Rosa, forse c'era ancora un tweet con cui potremmo salutare. Beh, i tweet di stamattina interessanti erano quelli di Loretta, che fa l'agricoltrice pro GM nelle vigne del Friuli e dice: io accoglierei volentieri a zappare tutti quegli ascoltatori contrari all'uso del glifosato. Io l'ho fatto e non ci torno. Sentite chissà quanti punti di vista diversi dunque. Allora, come dicevo, Fabrizio Pacione alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Lasciano la linea ad Azzurra Meringolo, che condurrà Radio del Mondo questa settimana. Alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza. Noi ci risentiamo domattina alle 10.